Salve a tutti. Allora, oggi realizzeremo un semplicissimo alberello di Natale. Allora, io ho preparato tre legnetti, uno più lungo, che sarà il tronco dell'albero, e poi altri due. Li lego così con una fascetta, in maniera da rimanere ben saldi. Più grosso lo metto al centro e poi utilizzeremo un solo tessitore. Iniziamo così, al centro, questo lo allargo un poco, quindi un intreccio molto semplice con un solo tessitore. Facciamo prima un po' di giri e poi cerchiamo di allargarli. Ora allarghiamo un po'. Continuiamo con un solo tessitore. Cerchiamo sempre un po' di allargarli. Allora, qua è finito e ne aggiungiamo. Prendiamo uno nuovo. Mettiamo qua così. E continuiamo sempre con lo stesso intreccio. È un intreccio molto molto semplice. Come sempre, se vi piace quello che faccio, seguitemi e mettete like. Tanto non si paga. Andiamo ancora ad allargare. Man mano che andiamo avanti, allarghiamo. Così. Così. Abbiamo finito. Prendiamo un altro. Questo è l'effetto. Poi possiamo mettere ad esempio quello centrale di un altro colore, tipo salice decorticato, possiamo fare dei giri con del salice decorticato per abbellire. Ora che cosa faccio? Per farlo un pochettino più grande l'alberello, aggiungo altri due rametti. Le aggiungo qui. Uno e due. E andiamo avanti con la tessitura. Che facciamo ora? Una volta che ho questi qua rametti, allarghiamo queste e ci passiamo di dietro. Di qua, sempre con un solo tessitore. Forse è meglio. Ora sostituiamo con uno più sottile e continuiamo ad andare avanti.
Andiamo sempre allargando perché il barema si deve allargare. Sempre con un tessitore, una cosa molto molto semplice. Avanti e indietro. Tessituriamo. Volendo se ne possono aggiungere altri e quindi farlo ancora più largo. Ora io vi faccio vedere. Allora, aggiungiamo un altro. Ora io ne aggiungo altri due. Facciamo qualche giro e poi facciamo una cosa, questi esterni li lasciamo, li tagliamo anche direttamente così ci viene meglio lavorare. Uno e diamo una pulitina pure qua così. Già sembra più. Questa la possiamo togliere perché ormai non serve più. Poi e continuiamo con questi e cerchiamo sempre di allargarli. In maniera che diamo una forma un po' più particolare al nostro alberello.
andiamo ad aggiungere altri due per non lasciare gli spazi vuoti. Diciamo così, l'intreccio viene un po' più fitto. Qua questo lo lasciamo, mettiamo un altro più sottile, però come al solito questi allarghiamo. Poi possiamo proseguire quanto ne vogliamo, dico, ma più grande mettiamo il bastoncino centrale, poi lo possiamo fare grande a nostro piacimento. Questa è un'idea di Natale facile da realizzare ed effetto. Possiamo dire che abbiamo completato. Ora per chiuderlo facciamo così, appuntiamo questo e lo infiliamo qua, in maniera che non si sleghi più, così. Ora puliamo tutto. Stabiliamo l'altezza del nostro alberello e il nostro alberello, questo qua io preferisco farlo un po' così, il nostro alberello di Natale è pronto. Poi ovviamente possiamo anche farli più grandi come questo. Poi io di solito a volte metto un pezzettino di legno sotto con un buco e poi si può addobbare come si vuole. Diverse grandezze, oppure anche albero calamita o da appendere. Queste sono alcune idee. Grazie a tutti, spero che vi è piaciuto. Seguitemi e lasciate un like, tanto a voi non costa niente. Alla prossima.